Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Oggi con un piccolo ospite, il cugino di Lightning. Ciao a tutti. Oggi abbiamo deciso di provare le rischia il gusto, ragazzi. Tu sai che cosa sono le rischia il L'ho gusto? visto in pubblicità, ma no. Ok, lo spieghiamo per tutti. Praticamente le rischia il gusto sono delle caramelle che si trovano, non lo so, in edicola. E ci sono delle caramelle che sono buone e alcune che sono meno buone, tipo cibo per cani, calzini sporchi. Quindi chi mangia queste caramelle può prendere un gusto molto molto brutto. Come si vince? Perché è una sfida che facciamo. Quindi voi sotto nei commenti fateci sapere per chi tifate, se è per Lightning o per il cugino di Lightning. E come al solito vi chiedo sempre un like, iscrivetevi al canale e Attivate la campanellina. esatto. Allora, apriamo il pacchetto. Qui ci sono le nostre caramelline, che per fortuna non sono tante, ma per quanto costa questa bustina, onestamente, lasciamo perdere. Poi abbiamo nel pacchetto l'opuscolo, ma non ce ne frega niente, e la cosa per girare. Adesso vi Non faccio c'è la vedere tutti i belletta. gusti. Sì, c'è sta cosa che Ah, praticamente ecco. si gira. Mi pare che si mette così. 3 hours later. No, ma così, no. Così. Sì. 7 hours later. Ok, abbiamo messo anche la freccia. Praticamente qui leggiamo tutti i gusti delle caramelle. Allora, quella gialla è cibo per cani. Poi abbiamo la verde, caccola o mela. E l'arancia, cioè quell'arancione, alito fetido o arancia, ovviamente. E ascella puzzolente o tutti i frutti, quella rossa. E poi vabbè, man mano che giriamo, vediamo. Quindi noi gireremo la freccia e chi prende la caramella buona prende un punto, chi prende quella brutta non prende punti. Poi alla fine della sfida, alla fine delle caramelle, vince chi ha più punti. Sei pronto? Sì. Però non si possono sputare le caramelle. Ok. Dipende da quanto sono brutte. Dipende da quanto sono brutte. Allora, io direi di cominciare. Inizio io. Vabbè, abbiamo perso la freccia, strada facendo. Allora, giallo, ragazzi. Quindi posso prendere o cibo per cani o limone. In realtà, entrambi dobbiamo prendere la caramella gialla. Allora, Ok. qui c'è un fazzoletto. Però, diciamo, se è proprio brutta, brutta la sputi. Non vorrei avere sulla coscienza la vita di un bambino. Allora, Ma se è brutta mi piace? te la mangi. Ma ci sono un sacco di caramelle. Ma scusate, raga. Perché una è al limone e al come Scusate, ma non c'è sono. la caramella arancione, sono tutte gialle, perché qui c'è anche Ah. Non l'arancione. ci sono nemmeno. Ah, non le rosse ci E sono. non ci sono nemmeno le verdi. Non ci sono le Prendi una gialla. rosse. Sono scomparse. Quindi la gialla dovrebbe essere o limone o cibo per cani. No, ho preso una rossa. Posso dire che già puzza. No, la gialla devi prendere. Già fa puzza. Non mi sembra limone. Non è limone, è cibo per cani la mia. Ma la mia non è limone, non è aspro. Non è aspro la vera, ma l'aspro mi piace il gusto. Oh, io l'ho mandata giù. Vabbè, niente punti per entrambi. Gira tu. Ok, è uscita quella azzurra, quindi calzini sporchi o mora. Allora, a me le more mi piacciono, i calzini sporchi un po' meno. Quindi prendi quella azzurra. Non odorano di caramelle. Com'è? Calzini sporchi. Mora. La mia calzini sporchi! Un punto per me! Se non la vuoi mangiare, la puoi sfudare. Niente. Non ce la fa. Non ce la fa. Il cibo per cani era abbastanza Vuoto, mangiabile. vuoto. Prendi quella viola, credo che sia viola, quindi possiamo prendere la dentiera del nonno. Che poi, scusate, la dentiera del nonno. Che gusto ha? Che ne so che gusto ha la dentiera del nonno. Ma non sanno di caramelle completamente.
non ci fa del danno. È schifo. Era aspra, non era del dentiere del nonno. Era aspra, limone. Ma era brutta. Pizzicava anche. Sto video fa un po' schifo. Quindi 1-0, perché lui poverino li sa prende quelle. Ma comunque mi è rimasto un saporaccio. Ma c'è comunque la rischia. Mamma mia. Lui è a 0 perché l'ha prese tutte quelle brutte. Allora, ricominciamo con la gialla, tanto facciamo a giro. Tutte quelle gialle sono finite. Ma sempre cane prendo, ma che schifo, ma non cibo per cane. Dico, me la mangio per togliere il gusto della dentiera, però. È limone. Sam non prende nemmeno lui il punto. Allora, andiamo di nuovo. Blu, quindi poteva essere calzini sporchi. Peggio della dentiera, raga, non può andare. Aiuto, riesco a prenderlo. Ok, prima ho preso male. È che ho tanti gusti in bocca. Che non... Muore! Muore anch'io. 2-1. Allora, resta quella blu anche. Questo non è male. È male? Non lo so. Se è buona è buona, se è buona è male. Non è buona. Ok, 2-0. Poverino. Ragazzi, non è presa una giusta. Ok, prendi di nuovo quella blu. Questa volta il calzino lo prendo. L'ho preso. Sto cercando di capire che gusto ha un calzino, raga. Non so già più bozze per tanta volta scappata io. No. Disgustoso. Allora. Le ultime due caramelle. Le ultime due. Io avrei preso quella gialla perché non è uscita il limone, raga, quindi questa sarà sicuramente limone. Non lo so, mi sembra sempre cane, però è un tipo per cane. Io ho ufficialmente perso. Non so se era limone. A me mi sembrava limone. Non lo so. Non lo so, ma 2-0. Poverino, le ha prese tutte brutte. Non mi piace solo per lui. Che se li merita, poverino. Comunque, facevano schifo. Partiamo da questo presupposto. E erano veramente brutte, no? La peggiore è stata la dentiera che iniziava a pizzicare. Veramente, veramente brutto. Allora, io ringrazio il cugino di Lightning per aver partecipato a questa terribile sfida. E poverino, mi è stata non male, peggio. Come al solito, vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E seguirla su Instagram. Che si fa? Pure le pubblicità. E seguirmi su Instagram. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti.